Ciao a tutti, oggi preparo delle brioche arrotolate semplicissime con crema pasticcera che in famiglia andranno a ruba. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamole insieme. Metto il latte tiepido o a temperatura ambiente in una terrina. Aggiungo lo zucchero ed il lievito di birra. Mescolo con un cucchiaio di legno. Aggiungo le uova, l'estratto di vaniglia e la scorza di un limone non trattato biologico. Rompo le uova con una forchetta ed inizio ad inserire la farina Manitoba e la farina 00, setacciandole. Infine aggiungo il sale. Inizio ad impastare nella terrina. Il composto sarà morbido e appiccicoso. Lo trasferisco sul piano di lavoro, lo allargo e ci metto il burro a temperatura ambiente. Lo lavoro fino a farlo integrare. Integrato il burro, compatto l'impasto, aiutandomi con un tarocco e con della farina. A questo punto formo un panetto. Lo adagio in una terrina precedentemente imburrata. Imburro il panetto anche sulla superficie. Copro con pellicola alimentare e lo faccio lievitare fino al raddoppio del volume, nel forno spento con la luce accesa oppure, per anticipare i tempi di lievitazione, nel forno preriscaldato a 28 gradi. Ed ecco il mio impasto a volume raddoppiato. Lo lascio cadere sul piano di lavoro. Lo compatto e lo divido in 10 pezzetti, del peso di circa 78 grammi ciascuno. Adesso con ogni pezzetto di impasto formo dei cordoncini lunghi più o meno 45-50 cm. Una volta formati, li arrotolo sul piano di lavoro senza stringere e sistemo la punta finale sotto la brioche. Procedo in questo modo fino a completarle tutte e in seguito le sistemo su una teglia rivestita da carta forno, distanziate tra di loro. Copro con pellicola alimentare e le metto a lievitare nel forno con la luce accesa o preriscaldato fino al raddoppio del volume. A volume raddoppiato, con una spatolina, realizzo un piccolo solco premendo leggermente nelle linee guida della brioche per far sì che mi possano contenere più crema. Per la preparazione della mia crema pasticcera, setosa, lucida e profumatissima, vi metto il link nell'info box sotto il video, nelle schermate e nelle schede video. Ho messo la crema pasticcera all'interno di una sac à poche. Riempio le fessure della brioche. Volendo potete abbondare ripassandoci anche una seconda volta. Per Spennello le brioche con un tuorlo e due cucchiai di latte e ci lascio cadere della granella di zucchero. Posso infornare in forno caldo statico a 180 gradi per circa 18 minuti. Ed ecco le mie brioche girellose pronte, sprigionano un profumo indescrivibile. Sono sofficissime e irresistibili. Si conservano sotto una campana di vetro oppure ben chiuse nei sacchetti per alimenti. Al momento di servirle, vi consiglio di scaldarle nel fornetto per fargli riacquistare la sofficità. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, fatemelo sapere con un commento sotto il video oppure con un bel like. Ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche del canale, così sarete avvisati quando pubblicherò un nuovo video.
Mi trovate anche sulla pagina Facebook e Instagram delle ricette di Terrore Splendore. Un bacione, a presto!